E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua su Yet I Despise Him, che è un gioco della serie Giochi Random, appunto perché è tornata. Cioè è tornata nel senso, la faccio oggi e poi non so quando la rifarò questa serie, perché la serie Giochi Random è una serie un pochino, come posso dire, un tappabuchi. Praticamente quando non posso fare qualcosa o mi dimentico di fare qualcosa. No, probabilmente se dimentico di fare qualcosa non farei niente. Però comunque è un tappabuchi, perché se non posso fare qualcosa o qualcosa non funziona, esplode tutto, io faccio giochi random, ovviamente, per tappare i nostri buchi. Allora, questo è un gioco bellissimo. Cioè bellissimo, in realtà non l'ho nemmeno provato, proprio ho detto mi piace così a copertina, lo facciamo. È un gioco che ho trovato su Desura, un bellissimo store in cui si possono scaricare cose, ed era gratis, era nei consigliati gratis, quindi ho deciso di scaricarlo e farlo in giochi random. Quindi se volete basta che andate su Desura, scrivete Yet I Despise Him e lo trovate, ovviamente potete scaricarlo, tanto non pesa nemmeno tanto, dovrebbe essere tipo 30 mega, ok, quindi proprio tranquillissimi. Ora, prima mi invio e cominciamo. Ok. Oddio, no, questo è uno di quei giochi... che praticamente non ha i tasti, come posso dire, bisogna usare due mani sulla tastiera. Io odio questo tipo di giochi. Comunque, ci hanno detto che il nostro padre è tipo un avventuriero bellissimo. Quindi magari spostiamo la freccia, ok. Il nostro padre è tipo un avventuriero bellissimo. Qua bisogna cadere in questo. Ok. Ok, fermi, eh. Ok, possiamo fare un doppio salto sul muro. Ah, ok, possiamo continuare a salire sul muro. E possiamo fare il big saltone così. Ok, perfetto. Molto facile i comandi ora. Ho un fucile, non so. Ok, X to shoot. Oddio, con quale voce? Cioè con quale voce me lo dici? I cosi che muoiono. Va bene. Va comunque benissimo. Ok, qua c'è un... Qua cammina da solo, quindi non sto cliccando niente. Ok, qua probabilmente questa è la tomba di suo padre. Ah no. Ok, mamma mi manchi. Perfetto, non ci interessano le cose. Là sta arrivando qualcuno. Ok, ci è arrivato un bellissimo pacco, un giornale, grazie. Caro ok, il nostro padre che ci scrive, ma a noi non ci interessa perché vogliamo solo giocare, esatto. Ok. Ok, qua la musica è cambiata, è diventata più strana. Ok. Fermo. Ok. Ok, odio, va bene. I tasti di questo gioco sono scomodissimi, sono la cosa più scomoda del mondo. Oddio, manchi. Oddio, ma i suoni. Sono morto. Faccio così schifo da morire in un gioco così semplice. Sono così stupido. E perché ci salto addosso io al mostro? Cioè, c'è il mostro, ovviamente ci salto addosso. Ok. Vabbè, cioè, scusate, ma provate voi a giocare con X, cioè Z salta e X spara. E muoviti con le freccine. Comandi più scomodi del mondo. Poi vabbè, se ovviamente ti butti nel buco, cioè poi ti butti nel buco, suona malissimo. Ok, questa volta non abbiamo perso nessun cuore. Ora bisogna fare una cosa molto tatticosa, del tipo di fare così, salta. Salta, salta, salta. No, salta, va bene, salta ancora di più. Ok, perfetto, qua bisogna fare vabbè, qua. Ok, qua è facile. Perfetto, ok. Qua ci sono delle sfere che girano, ovviamente ci prendono, perché se noi siamo troppo stupidi e moriamo così. Esatto. No, da qua, oh mio Dio. Va bene, perfetto. Ok. Allora, ovviamente, cioè, non è che esistono tipo le impostazioni per cambiare i comandi. No, ovviamente no, quindi bisogna giocare per forza con questi comandi bruttissimi e scomodi. Che certo, anche io potrei stare un po' più attento, avete ragione, ma va bene, cioè, sinceramente. Se magari riuscissi a saltare. Ok, qua tipo salvami, ti prego. Qui dovrebbe tipo salvarsi, ma non salva, non salva. Quindi ci dovrebbe fare tutto da capo, ovviamente. Mamma mia, che bello proprio. No, no, no. Almeno mettere spazio come salta, cioè, boh, non lo so. Questi comandi proprio, mamma mia. Potrebbero anche morire per me. Poi vabbè. Ok, allora. Calmi, X spara. No. Ah, ma posso anche saltare. Vabbè, posso anche saltare. Scusa, li saltiamo tutti, no? Perfetto, ok, siamo già andati avanti molto più di prima. Però vabbè, cioè qua è impossibile, però va bene. No. Va bene. Probabilmente. Allora faremo una bellissima cosa. Perché? Ok. Perfetto. Ok. E più che altro qua non è che salva, ma perché salvare, voi direte?
Ok, qua devi salvarmi. Io non riesco a... Ah, una gallina. Avevo paura che mi uccidesse, quindi l'ho saltata. Probabilmente mi avrebbe... Dimmi che ha salvato. Ok. Qua, ok, non succede niente. Se ci passo sopra la gallina, perfetto. Se passo sopra la gallina non succede niente. Magari qua c'erano dei proiettili che volavano. Ma questo qua è impossibile da fare. Ok. Ok, perfetto. No, no. Qua è impossibile. Cioè, ah, ok, qua. Ok, qua è parecchio difficile. Bam, bam. Ok, qua è molto molto difficile. Ho capito come si fa, ma probabilmente non riuscirò, quindi preferisco fare una cosa molto tatticosa. No, non posso permettermelo, perché ovviamente perdo tutte le vite qua così. Ok. Ah, ok. Ci riprovo l'ultima volta, poi se non ci arrivo, interrompiamo il nostro bellissimo gameplay di questo bellissimo gioco che... No, in realtà è molto carino come gioco, è un po' fatto male, diciamo. Perché i comandi sono inguardabili, X e Z non si possono vedere, più le frecce non si possono vedere come comandi, però va bene. È un po' troppo difficile. E poi i suoni, oddio, cioè questi suoni tipo troppo strani. Ok, quindi, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Giochi Random, che non so quando sia, quindi vabbè. Quindi, ciao a tutti!